Ditelo a noi. Nuovo appuntamento per voi. Continuiamo questo tour de force, amici, amici a casa, amici cari, per dare spazio alle vostre segnalazioni. Molte segnalazioni giungono via email, tante ce le dite verbalmente. Continuate a fermarci per strada, fermate me, fermate Rino Ferrara, Vittorio Emanuele, Alessandro D'Elia e ci raccontate le malefatte. Molti di voi si lamentano ancora per la spazzatura per strada, la buttate voi. Quella spazzatura, la buttate voi. Stamattina alle 9 e un quarto, una signora uscendo proprio in Viale degli Aceri, proprio quella palazzina grigia attaccata ai Cavalieri della Pergamena Bianca, oggi non è giorno di conferimento. Alle 9 e un quarto ha fatto due violazioni e io dico: dove sono gli ispettori ambientali? 140, non so dove stanno. Uno ha buttato l'umido alle 9 del mattino in un giorno non consentito, perché in Viale degli Aceri si lascia l'umido il martedì, il giovedì, la domenica sera, martedì, giovedì e domenica sera, quindi non vi dico in che giorno l'ha lasciato. Due, è entrato nel parco Sciuerte, nella Villa Nuova, dite voi. Le ville sono quelle private, quello è un parco. Nel parco Sciuerte, adesso sono appunto 30 anni che c'è quel parco, col cane a far fare i bisognini. Io per quanto riguarda l'umido glielo ho detto: signora, guardi, lei ha fatto una cosa che doveva fare. Per quanto riguarda il cane non mi sono stato zitto, io ho detto ugualmente. Ma penso che sono uno dei pochi che non si fa i fatti suoi, come dite voi. Perché secondo voi chi fa queste cose, cioè nel senso chi cerca di sensibilizzare i cittadini, farebbe una cosa sbagliata. Invece io dico che l'educazione civica e le norme di buon comportamento andrebbero insegnate a tutti quanti. Questa signora non è manco italiana, se non vado errato, che ha vissuto in Germania addirittura, quindi non ha imparato niente. Vabbè, lasciamo perdere così, se no mi arrabbio e non mi voglio arrabbiare. Noi facciamo i vaccini ai bambini, avete ragione. Questo signore Michele Casaburri ci ha fatto una dettagliata mail, ha ragione. Io ho pure portato i miei nipotini, in tempi lontani i miei figli, per fare i vaccini e i vari richiami. Certamente su si può dire che insomma è alquanto accogliente, ma per quanto riguarda l'ingresso e le adiacenze è una porcheria. Regia, andiamo. Ditelo a noi, una bella email circostanziata, giusto per assegnare all'attenzione di tutti quanti noi. Servizio vaccinale, siamo nel parco Falcone Borsellino. Ovviamente servizio vaccinale dove portiamo i bambini per le vaccinazioni dovrebbe essere molto più decoroso. Dottore Michele Adinolfi, se leggo bene, sì, si faccia destinare un luogo più salubre, vicino a un bagno, c'è un olezzo, una puzza che fa paura, che esce da qui. Nelle email siete state chiare, cioè noi portiamo i bambini a vaccinare, ma non mi sembra un luogo salubre dove portiamo questi bambini. L'importante è che sopra sia salubre, noi siamo stati anni fa, abbiamo vaccinato i nostri bambini, i nostri nipotini, e insomma non è da buttare via, tanto è un vaccino. Però ovviamente una sistemazione più decorosa andrebbe dare. Dottore Adinolfi, se lei riesce con il suo saper fare, avere un ufficio, una sede dove vaccinare i bambini in un posto più decoroso, sarebbe una cosa buona, perché veramente è squallido. Io ringrazio questo nostro amico che ce l'ha segnalata, avete fatto bene, segnalatela ancora, perché noi stiamo qui per portare alla luce tutto quanto funziona e non funziona, come si suol dire, in città. Ditelo a noi. Ora si presuppone che un ufficio sanitario sia collocato in una posizione ideale. Dico, direttore Vecchioni, Pio Vecchione, spostiamolo da questa sede, no? I vaccini non si possono portare in via Gramsci? Penso di sì. Io ho detto al dottore Amendola, se non vado errato, Avagliano, non lo conosco, però dico fatevi spostare da lì, che veramente affianca un bagno, che è una schifezza, è un odore che non vi dico, portate i bambini al vaccino, ma sopra è accogliente, è alquanto accogliente, però posso dire che effettivamente non è un luogo dove portare dei bambini a fare dei vaccini. Siamo stati in via Andrea Sorrentino, andiamo a vedere prima regia.
ditelo a noi. Ci troviamo in via Andrea Sorrentino, la strada che conduce all'ufficio postale centrale. Come vedete c'è un bar, io purtroppo non frequento i locali, e quindi però la signora Medolla ci ha fatto una segnalazione molto accurata, e noi ovviamente la leggiamo. Dice c'è un bar, si fa musica, io abito sopra, e se non si può insonorizzare questo locale, io come devo fare? Che non è colpa mia, dice la signora, io devo riposare, ho una certa età, insomma, qualche problemino di salute ci sta, insomma tutti vogliono la serenità e la tranquillità. Allora si direbbe, io vorrei dire all'amministrazione comunale, prima di rilasciare queste autorizzazioni nel cuore del centro cittadino, sinceratevi che i locali siano insonorizzati. Dopo fate tutte le autorizzazioni che volete, rilasciate tutte le autorizzazioni che volete, ma in difetto no. La gente ha ragione. La signora Medolla dice, io grazie alla vostra trasmissione voglio alzare la mia voce, voglio dire non ce la faccio più. E dice, non solo giù al Borgo Scacciaventi, ma noi qua, proprio nel cuore della città, nessuno ne parla. Qui c'è la banca della Campania, l'ufficio postale, il bar moderno, siamo proprio nel cuore della città, e ha ragione. Signora, io l'appello l'ho fatto, ditelo a noi. La signora Medolla abita proprio sopra quel bar, dice io non riposo più, e c'ha ragione, ho fatto una lunga telefonata, e ha ragione, è una signora di una certa età, per cui se io ho delle patologie, immaginiamo la signora, spero che ne abbia molto molto meno di me, e io le faccio tanti auguri, signora Medolla, e quindi abita proprio sopra questo bar. Se non si insonorizzano queste pareti, non dovete rilasciare autorizzazioni, è inutile ARPAC, non ARPAC e quant'altro. Ci preoccupiamo della movida, cioè quella che va poi dalla piazzetta di Maura, piazzetta del Purgatorio, giù a Penza, quindi nella parte antica del Borgo Scacciaventi, non ci preoccupiamo invece degli altri bar, che comunque alzano il volume. Diciamo sempre le stesse cose, è inutile dire, ritornare su taluni argomenti, sono sempre i medesimi, perché la vigilanza non c'è, cioè è inutile noi fare Franco Ferrara, tenente Franco Ferrara, colonnello Antonio Attanasio, o colonnello Ferrara, è inutile fare dei controlli una tantum. Per educare la gente bisogna col martello, ding, 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 tutti i giorni, 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 finché o fanno un oltraggio e le arrestate per resistenza e minaccia aggravata a pubblico ufficiale, o si educano. Io penso che si educheranno. Che dite? Come non si vogliono educare due evasori totali di Castellammare. Andiamo a guardare in via Viale Garibaldi, ne abbiamo trovati sei, quattro nel raggio di pochi metri. Di manifestini A4, A3, andiamo a vedere. Ditelo a noi, avete fatto bene a farci questa segnalazione, seppur verbale, un amico qui davanti all'hotel Maiorino. Dice Livio, guarda che nel giro di pochi metri ho visto sei locandine del formato A3, questo qui, dove vengono pubblicizzati 8 viaggi. Ho cercato di vedere qual era l'agenzia che proponeva questi viaggi, non c'è niente. Ci sono dei numeri telefonici, vedete? Due numeri telefonici, due di cellulari. Questa mia ha detto provo a telefonare, e queste donne, sono due donne che rispondono nei due numeri, dice siamo di Castellammare, non c'è problema, il viaggio lo facciamo noi, tutto tranquillo, eccetera. Tranquillo un bel niente, perché se non c'è un'agenzia che organizza questi viaggi, se prende la responsabilità di questi viaggi, facciamo i 40 morti che ci sono stati sul viadotto, lo sapete, vi ricordate, no? Quelle 40 persone che tornavano poi da un pellegrinaggio, 40 morti è un bel numero, perché? Perché vengono organizzati questi viaggi tra virgolette in contrabbando, cioè in evasione fiscale, questo è grave, quindi oltre all'evasione fiscale non c'è un coordinamento, non c'è una responsabilità dell'agenzia organizzatrice, chi è i pullman, chi sono, se sono stati collaudati, e poi si fanno frodi, truffe, e poi sono gli ordini di cattura, e succede quello che voi sapete. Allora dico, state attenti, quando vedete queste locandine non vi avvicinate proprio, state lontani, rivolgetevi alle agenzie che voi conoscete a Cava dei Tirreni, d'accordo? Va bene così? Questi sono dei truffatori, ditelo a noi. Questi numeri telefonici, questo amico mio Michele, ha telefonato personalmente lui, quei due numeri, sono due numeri di cellulare, rispondono due donne
e tutte e due hanno detto che sono di Castellammare. Non hanno un'agenzia, non hanno niente. All'Iva Trapanese, a voi, deve preoccupare se poi i pullman vanno giù, ecco, dai viadotti, ammazziamo 40 persone, se non più. Di questo ci dobbiamo preoccupare. Voi, ve l'ho detto nel servizio, non vi avvicinate a leggere quei cartelli, anzi vi esorto a strapparli. Con un po' di pazienza, voi donne, avete le unghie belle lunghe e affilate, voi mettete la santa pazienza, staccate gli adesivi là, la carta gommata, diciamo noi, no? La carta adesiva, staccateli e buttateli, non li leggete nemmeno, perché sono un pericolo, oltre ad essere degli evasori totali. Cioè quelli, è inutile che io paghi il 47% di tasse come te, amico mio, quando altri non pagano niente, non è corretto. Se pagassimo tutti io non pagherei il 47, pagherei il 45, forse il 40 e poi domani il 30, se pagassimo tutti. Pagare tutti per pagare meno. Quindi non date nessun valore a queste cose. Che fa? Ma che va boh, Gianni Guido lo dice sempre, ogni volta che mi incontro, c'è il Divio, non ci indigniamo più. Invece io mi indigno quando vedo il mio tricolore, il tricolore della mia nazione, della tua nazione, che è il bianco, chiedo scusa, il verde, il bianco e il rosso, non si vede più, perché è lercio come quella della bandiera europea. Andiamo alla stazione ferroviaria. Ditelo a noi, certamente indecorose le due bandiere, sia quella nazionale, il tricolore, lo vedete? Le vedete? Sia quella europea. Cioè, nella norma, la legge prescrive che le bandiere, per essere esposte, devono essere decorose. Io dico alle Ferrovie dello Stato, scusate, io non ricordo se è obbligatorio o noi dobbiamo avere, so gli studi scolastici, le università devono averle, le Palazzo Città deve avere quando vi è l'assise cittadina, quando c'è il Consiglio Comunale, così la Regione, eccetera, eccetera. Questo non ricordo se le stazioni ferroviarie sono obbligate ad esporre il tricolore, però se sono obbligate a esporre il tricolore, amici delle Ferrovie dello Stato, Trenitalia come vi chiamate, guardate in che condizioni sono, non è una vergogna? Questa rappresenta l'unità nazionale, ma altre unità nazionali è un lordume, lordia. Andate nelle altre nazioni, io vedo Vienna, Parigi, no? Purtroppo giro come voi, e le bandiere sono ordinate, pulite. È possibile avere delle bandiere così? Una volta c'era anche davanti al commissariato, quando stavo in via Marconi, oggi in via Paladucci sono buone, ma quando stavo in via Marconi mi ricordo che era la stessa stregua di questo, un po' diversi anni fa. Questo non si fa. Il tricolore è il simbolo dell'unità nazionale. Ditelo a noi. La legge dello Stato prevede che la bandiera deve essere candida, cioè deve essere pulita. Cioè non si può lasciare una bandiera che è simbolo della nazione, l'ho detto anche nel servizio, dell'unità nazionale, ecco così com'è sporca, lercia, strappata. Credo che costituisca anche violazione, vilipendio probabilmente. Io la norma l'ho letta ma tanti anni fa quando ho studiato queste cose, poi purtroppo non lavorandoci più sopra uno non è che va a verbalizzare a chi espone una bandiera perché è prevista anche una sanzione. Alle Ferrovie dello Stato chi glielo deve urlare nelle orecchie? Io per far cambiare quei toponimi da Cava dei Tirreni a Cava de Tirreni, come giusto che sia, io ci ho impiegato anni, fin quando ho trovato una persona, una donna, che non conosco, grazie al bigliettaio, a Giuseppe Di Domenico, quel bigliettaio della stazione, ma vabbè, voi sai, non passano per un bel periodo e quindi anche chi abita a fianco ai caselli può dormire tranquillo. E grazie a questa signora abbiamo rimosso la cartellonistica sbagliata, eh? All'autostrada fu il presidente Elia Valori con una semplice stretta di mano, fece scomparire tutta la cartellonistica sbagliata. Quando chissà quanta cavaiuola erano passata là e mai nessuno se n'è fregato. C'è tanto, Cava dei Tirreni, Cava dei Tirreni, che importanza c'ha? E come che importanza c'ha? È il nome della tua città, Somaro, è previsto da una legge dello Stato, quel toponimo, non è che ce lo siamo inventati, no? Mostre bandiere, chi le deve far sostituire? Oh, ma la cosa strana è che c'è un appartamento sopra la stazione e qualcuno ci abita. Prima c'era il casellante, c'era il custode, adesso non so chi sia. Certo che in Italia ci sarebbe tanto da investigare e da capire. Come vorremmo investigare e capire, la signora, la voglio ringraziare pubblicamente, Elisabetta, non vi dico il cognome.
la quale ci ha portati ad Alessia, ci ha portati con la mano, a vedere tre roulotte e un camion fermi da 3 anni. Sono 3 anni che sono fermi sulla pubblica strada, regia. Ditelo a noi, se troviamo ad Alessia, qui nel 54 vi fu un nefasto alluvione, non solo qui, in tutta la Campania, abbiamo avuto tanti morti, purtroppo la natura ogni tanto si ribella. Oggi siamo qui per un'altra ragione. Come vedete c'è l'ultima, la penultima curva che poi reca ad Alessia, sono dei camper parcheggiati e un camion, 3 anni. Cioè, noi ce l'ha segnalato una cittadina del posto, anche una signora adesso scendendo, Elisabetta, il cognome non mi ricordo più la verità, dice che è uno sconcio perché in curva ovviamente non è possibile sostare questi mezzi ad anni interi, io non so chi siano i proprietari. L'unica arrabbiatura, incazzatura direi, è la polizia locale, ma c'è mai venuta qua sopra? Ma si è mai resa conto che c'era una sosta in curva di 3 automezzi? Noi sapevamo che erano 3 roulotte e un camion, ma ne abbiamo trovate 2. Non è occasionale, sono anni interi e costituisce anche occupazione di suolo pubblico, come la panchina. Ingegnere Attanasio, come la panchina? Stessa cosa. Tenente Franco Ferrara, come la panchina? Stessa cosa. Se io lascio un mezzo sulla pubblica strada abbandonato per anni è occupazione di suolo pubblico, oltre a violare il codice della strada perché la sosta è in curva. Per ora ditelo a noi. Colonnello Attanasio, si impone
un atto d'autorità. Lei deve ordinare, lei colonnello Giuseppe Ferraro, ordinare alla pattuglia di viabilità di andare ad Alessia, di individuare i proprietari del camion e delle tre roulotte e farle rimuovere, oltre a sanzionarle per occupazione di suolo pubblico e a sanzionarle ancora per sosta in curva. Bene, prima gli dovete fare i verbali, non citofonare per piacere, leva la macchina a loco, camion a loco, a roulotte, come siete abituati a fare. Sentite niente per piacere e per cortesia. Sono 3 anni, dice la signora Elisabetta. 3 anni. E la signora Elisabetta l'ha detta anche a diversi agenti di polizia locale. È mai possibile? Ma chi sono? Vedete chi sono? Verbalizzateli e fateli rimuovere. Senza perdere tempo. Colonnello Attanasio, colonnello Ferrara, tenente Pino Senatore, tenente Angelo D'Acunto, tenente Gerardo Avagliano, voi che tenente Michele Lamberti, voi che siete deputati alla viabilità, ordinate una pattuglia che vada subito ad Alessia, e vada a verbalizzare e poi disporre, ordinare la rimozione e la sosta in un'area che non sia pubblica. Va bene? Quelle occupazioni sono pubblico e sosta in curva. Ok? Per una sola roulotte non è sosta in curva, perché sta nel rettilineo. Ma comunque è occupazione di suolo pubblico. D'accordo? Lo dovete fare. Non devono passarti 3 anni. Ok? Le rotatorie, vi lamentate per le rotatorie, le volete a raso, come davanti al casello autostradale. Certo che a voi non vi sta bene niente. Regia. Ditelo a noi, ce l'avete segnalato e noi lo rappresentiamo a chi di competenza, soprattutto ai preposti alla viabilità. Alla mia spalle, quindi cioè alla mia sinistra, come vedete c'è una rotatoria, uno delle 3 che sono grandi a Cava dei Tirreni, una davanti alla stazione, una qui, ve lo sapete, una all'ingresso di via Arte e Mestieri. Ci avete detto che queste rotatorie sono alte, l'ideale sarebbero, ci avete detto e lo riferiamo, quella che è stata fatta, realizzata dall'uscita del casello autostradale, e avete ragione, che deve essere, la rotatoria deve essere bassa in modo che si possa vedere dall'altra parte eventuali insidie, e avete ragione, perché vengono coperte eventuali insidie. Ecco, questa è una delle 3. Vi faremo vedere, ecco, forse state vedendo proprio adesso, quella invece davanti al casello autostradale, dove effettivamente si può vedere, osservare dall'altra parte, e quindi un autotreno, un mezzo pesante, qualunque cosa si può rendere conto. Io l'ho fatto presente, ovviamente rimuoverla ci vogliono soldini, non è che è una cosa semplice, e dice nella rimozione, se le rimuovete, metteteci l'erba sintetica, perché questa manutenzione costa ed oggi i soldi si sono fatti piccolini. Bene, è una bella idea della erba sintetica, si fa anche nei campi, quindi manutenzione non ce ne vuole più. Penso al nuovo trincerone che si sta realizzando, tutta quella area verde che a breve verrà alla luce, non lo so chi la manutenterà e quanti soldi ci vorranno. Ditelo a noi, comunque grazie per la segnalazione che io ho girato. A noi. Io concordo con voi che con l'erba sintetica, no? Col prato sintetico, come si dice, ai campi di calcio sta benissimo, e immagino anche lì non vi sarebbe manutenzione. Io sono pienamente d'accordo con voi. Devo dire la verità, dove li vedo realizzate queste isole, questi triangoli, questi spalti traffico, queste rotatorie, veramente sono tenute bene. Comunque si può mettere un albero al centro, penso un ulivo secolare, penso una palma di una certa età, è vero, e poi tutto prato all'inglese in modo erba sintetica, in modo che non ci vuole manutenzione. L'ho detto anche nel servizio, perché poi l'erbaccia cresce e dove sta la manutenzione? Non si vengono innaffiate, va bene che ci pensa Giove Pluvio ogni tanto a lasciare una bomba d'acqua sopra, acqua, e quindi insomma si tiene, però bisogna curarle. Io sto pensando, l'ho detto anche nel servizio, a quell'area verde che verrà in fondo al trincerone, prima di via Caliri, insomma, dove stava una volta quando si inizia via Caliri, d'accordo? Sala Madonnina, tutta quell'area verde, ora che uscirà il prato, chi lo curerà? Ma chi lo curerà? Ma quanti soldi ci vogliono? Ma dove stanno questi soldi più per curare tutto sto verde? Tu mi dirai, voi mi direte, ma allora... Che ci vuole tutto cemento, no, io non dico cemento,
Io dico, lo ribadisco, no? Erba sintetica, se proprio se lo fa, con degli alberi che hanno la loro storia, con delle radici profonde, anche se là poi in effetti di terra ce ne sia tantissimo, quindi anche un albero è pure pericoloso, si può pure abbattere. Se va a studiare un'altra cosa, amici cari. Io non sono un architetto, non vi saprei consigliare e suggerire, però così non va. Come non va nel Parco Schwert, l'unico parco giochi per i bambini. Guardate in che condizioni abbiamo trovato. Siamo nel Parco Schwert, ditelo a noi. Il frequentatore del Parco Schwert, tanti genitori, ovviamente tante mamme, dice: è stato posto queste cortecce, voi vedete a terra, non dappertutto. Innanzitutto, per quanto io ho potuto appurare, non le ha acquistate il comune, poi vi sarebbe uno sconto sul fitto, l'avrebbe acquistato il proprietario, l'affittuario del baretto che è aperto. Vabbè, questo poco male. L'importante è che sono state messe queste cortecce, però dice, mettiamole dappertutto. Ovviamente, come vedete, mancano e manca in buona parte del parco. Un'altra segnalazione che non va è questa giostra che è rotta da anni. Vedete? Eccola qua. Questa non gira più. Vedete? Perché, vedete? È rotta ed è pericolosa. Un altro disservizio che ci hanno segnalato, ci hanno sensibilizzato, è uno dei piedi dell'altalena, che come vedete, adesso ve lo faccio vedere, eccolo qua, si muove, quindi è instabile. Questo è l'unico parco giochi dove i bambini possono venire. Ci sono tante zanzare, non avete idea, le zanzare che ci sono. Quindi andrebbe anche fatta una disinfestazione, oltre alla manutenzione di queste giostrine. Evitiamo che succeda qualcosa, poi facciamo finta di dispiacerci tutti quanti. Ditelo a noi. Non so se risponde a vero, pare che quei sacchi di quelle cortecce le avrebbe acquistato il proprietario del bar, l'affittuario del bar, del chioschetto che sta lì a Parco Schwert, e l'avrebbe fatto stendere dai ragazzi, che saluto, sono due ragazzi meravigliosi, siamo veramente contenti di questo. Però, come avete visto, è stato fatto un lavoro a metà, perché i sacchetti non sono bastati, ne erano tanti. Questo lavoro di spandere questa corteccia lo farei io e mio figlio Attilio, però questi ragazzi ci hanno preceduto e sono contento. Però non è stato completato. Ma a prescindere da questo, avete visto, c'è l'altalena, c'è un piede che si alza addirittura quando i bambini sono sull'altalena, soprattutto quelli, ecco, dei 7-8 anni, questo piede, diciamo, questa base dell'altalena si alza. Prima o poi qualcosa succederà, speriamo mai. Come quest'altro giochino che, dove si gira intorno, si è rotto, l'hanno rotto, che sono ragazzi, insomma, e che dobbiamo fare? Quando non c'è manutenzione, io vi vorrei portare una volta a Vienna a vedere il parco giochi dei bambini. Cioè, una corteccia a terra, ma quella in primavera, inizio della primavera, viene tolta tutta, è enorme, quattro volte quella del Parco Schwert, 4-5 volte di grandezza, molte attrazioni, sono tenute bene, non ci sono graffiti perché non ci sono ragazzi scostumati come i figli di qualcuno che va a sporcare con i pennarelli, con i pennelli. La corteccia viene tolta, viene pulita e risistemata. Così viene fatta, così si fanno le cose. Allora, le cose o si fanno o non si fanno, quindi buona questa iniziativa di questi ragazzi che tengono questo chioschetto, almeno danno un po' di vitalità, un po' di musica, un po' di armonia e tengono anche ordinata, aprono e chiudono i cancelli del Parco Schwert, che non è poca cosa. Vi ricordate in via Bernardo 40, qui proprio di fronte alla farmacia Pensa, salendo il Borgo Porticato, la prima stradina, quella stretta, quella fontana a terra? Bene, la nostra trasmissione è stata vista dagli addetti dell'Ausino, Ausino credo che si dica, la fontana è stata chiusa. Quindi, come vedete, le nostre segnalazioni vanno bene. Me ne avete fatto un'altra prima di salire qui in televisione. Dice, quella recinzione davanti al distretto sanitario in Corso Mazzini, poi quella di fronte a Don Bosco, quella palazzina rosso pompeano e grigio, no? Molto bella. Dice, quella recinzione, chi se l'è rubata? Allora, il direttore Pio Vecchione. Ma lei si deve interessare, quella recinzione deve tornare al suo posto. Quando è stata fatta manutenzione a quel fabbricato, la ditta l'avrà smontata e l'ha portata dove? Quindi interpellare la ditta, fare una denuncia a ignoti per furto, in modo che i carabinieri di Nocera si possano interessare e possano arrestare
e sequestrare e quindi far restituire questa ringhiera e riposizionarla in corso Mazzini, perché è giusto che stia lì. Era identica a quella del Palazzo Coppola, guardate, me l'avete ridetto, io l'ho detto ancora, se avessi mantenuto le mie funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria l'avrei fatto, non mi preoccupate, andavo a smontarla ovunque stava e l'avrei riportata. Bene, amici a casa, vi voglio ribadire che se la città è sporca è colpa vostra, continuate a lasciare rifiuti nei giorni non consentiti, gli ispettori ambientali hanno incominciato a fare qualche verbale, finalmente, da 140 un paio si vedono in giro, spero che l'assessore Fortunato Palumbo li impieghi tutti e 140 in modo da darvi un po' di educazione. I cani nei parchi non possono entrare, anzi sapete che vi dico, non devono entrare. Bene, la cacca la devono fare altrove, la dovete raccogliere, maiali, ditelo a noi.